Quando ero piccolo, mi ricordo che a tavola con i miei genitori, quando ascoltavo e guardavo il telegiornale nazionale o il telegiornale regionale, i giornalisti spesso abbinavano al nome dell'assassino, del criminale, le origini. E spesso sentivo calabrese, napoletano, rapina in banca a Torino. Si sospetta della banda dei napoletani, dei calabresi, dei catanesi. Arrestato un ladro, era un pugliese, un barese. E così quando non vi era il colpevole, ecco che il sospetto immediatamente cadeva su un meridionale. I giornalisti del telegiornale regionale, in modo particolare di quello piemontese o quello anche della Lombardia o del Veneto, mettevano l'accento sulle origini meridionali degli omicidi, degli assassini, dei ladri, dei criminali. E quando non vi era certezza, si anticipava comunque la provenienza regionale, etnica del presunto colpevole. Dunque il colpevole era tendenzialmente il meridionale, così come negli Stati Uniti il colpevole era tendenzialmente l'italiano. Il negro, poi diventando la parola politicamente scorretta, si è passati al nero. Il sospetto è un nero di 35 anni, 25 anni, 40 anni. Il sospetto è un meridionale. Il sospetto è un calabrese, un siciliano, un pugliese e un sardo. Il sospetto è l'altro che in quel momento è più altro di tutti gli altri. E così si è passati dal sospetto meridionale, per quanto riguarda l'Italia, per quanto riguarda invece l'America, dal sospetto nero non si è mai usciti, si è aggiunto eventualmente il sospetto messicano, il sospettato ispanico. Si è passati dunque, per quanto riguarda l'Italia, dal meridionale all'extracomunitario, che vuol dire per il nostro immaginario il marocchino, il tunisino, cioè il maghrebino, il nordafricano, oppure lo slavo, albanese, rumeno. Poi però la Romania è dell'Unione Europea, non è più abbinabile, allora un po' voleva ancora per l'albanese. Ma non, quasi mai extracomunitario vuol dire canadese, ovviamente, americano, brasiliano. Dunque, lo straniero tendenzialmente africano, l'Africa, continente dalle mille diversità, continente saccheggiato, derubato dal colonialismo, dall'imperialismo, continente ricco di materie prime, per questo derubato e saccheggiato, le cui politiche poi di sviluppo sono state contaminate, massacrate, corrotte da francesi, inglesi, italiani, tedeschi. Ebbene, quel continente bellissimo, immenso, si riconduce al colpevole, all'assassino, all'uomo nero, al boogeyman. Il colpevole è un africano. I mezzi di comunicazione, mezzi di diseducazione, mi verrebbe da dire, mezzi di disinformazione, anche ieri in occasione della drammatica uccisione del vicebrigadiere a Roma dei carabinieri, hanno dato veramente il peggio di sé. Degli sciacalli politici non voglio parlare in questo video, francamente non ho voglia più neanche di parlare, nel senso che ci sarebbe un livello minimo di decenza politica.
da rispettare, un minimo di decenza politica da possedere quando si ricoprono delle istituzioni pubbliche. E allora a cadavere caldo parlare di lavori forzati, vaneggiare pene come la pena di morte, parlare di gravità di un omicidio se fatto da uno straniero, maggior gravità di un omicidio. Questo può dire una persona al bar, non un uomo politico che ricopre delle cariche istituzionali, una persona che ha giurato sulla nostra Costituzione. Degli sciacalli no, non vorrei veramente parlare. E lo fanno di professione, lo fanno di professione. E dunque lavorano sui corpi ancora caldi per prendere voti, per crescere nel potere politico, nel lavorare sulla pancia, le emozioni, le paure delle persone, degli italiani. Anche quando la persona morta, così ci raccontano varie testimonianze, aveva fatto della propria professionalità una professionalità assolutamente democratica, antirazzista, un carabiniere che, così vi ripeto, si racconta e si legge, non faceva sicuramente discriminazioni, ma era un vero servitore dello Stato. Ebbene, nonostante questo, qualcuno pensa di fare cattiva memoria facendo appunto lo sciacallo. Bisogna parlare dei mezzi di informazione, però. Di disinformazione, i mezzi di distrazione di massa, di coinvolgimento emotivo, di raccolta di pubblicità, a questo punto di facile consenso. Bisogna parlare dei social, bisogna parlare dei mezzi di informazione, dei mezzi di informazione che vanno sui social e dunque degli hashtag Messaggero, Tempo, Mattino, Repubblica, degli hashtag di Rai 1, Rai News, TGcom, Sky 24, TG Sky 24. Alla morte del carabiniere tutti sono lanciati nello specificare l'etnia, la razza, nordafricani, magrebini, marocchini, tunisini, tutti. Non si è parlato di criminali, per quelli che hanno compiuto quell'azione sono dei criminali che debbono essere arrestati, processati, hanno il diritto alla difesa, hanno poi il diritto, chiaramente, di tutti i gradi di giudizio e poi di essere condannati e di scontare le pene che il nostro ordinamento prevede. Questa è una democrazia. Questo è uno Stato di diritto, è fondamentale. Allora si parla di criminali e non si parla di marocchini, magrebini, albanesi, perché poi si cade nell'errore, si cade poi nel marchiano errore, cioè gli omicidi in questo caso, gli assassini in questo caso erano due americani con grano che si compravano droga. Certo, sono sempre extracomunitari, ma quando George Clooney o Brad Pitt arrivano da noi, non li trattiamo da extracomunitari, anche perché hanno il grano, hanno i soldi, va bene? Questi erano dei turisti americani e hanno compiuto un omicidio da balordi, da criminali spregevoli. Come nella storia ve ne sono purtroppo tanti. Però si è subito lanciata la crociata contro gli stranieri, a corpo caldo. Si è parlato appunto di lavori forzati, di pena di morte, si è parlato di, dicevo, maggior gravità se a compiere un omicidio, un reato, uno straniero rispetto a un italiano, cose al di fuori del suo diritto, al di fuori della democrazia. E soprattutto i mezzi di informazione hanno rilanciato costantemente l'etnia. Questa non è informazione. Si parla di criminali, hanno un nome, avranno un cognome quando sono arrestati e diremo provenienti da. Ma ipotizzare già dei colpevoli, attribuendo ad essi una base etnica, come mi ricorda le cene di 30 anni fa, 35 anni fa, a tavola con i miei genitori, quando all'omicidio, al furto veniva immediatamente abbinata l'etnia, di meridionali.
Sinapoli, Napoli, Napoli, a Torino, in Piemonte, all'Ennapoli, oppure appunto un calabrese, un siciliano, un meridionale. E quando non c'era la certezza, si ipotizzava già che sarebbero stati comunque persone di quelle regioni. E quando poi era un piemontese, un lombardo, un ligure, tutto cadeva nel dimenticatoio. Negli ultimi anni, ad uccidere carabinieri e poliziotti in Italia sono stati italiani, e non se ne parla, non ne parla il ministro dell'interno, non ne parla il ministro del lavoro, non ne parla neanche il primo ministro. È rimasta solo la voce di Mattarella a ricondurre ogni tanto alla ragionevolezza. Però c'è un codice deontologico che i giornalisti dovrebbero avere, c'è una moralità professionale che i giornalisti dovrebbero avere. Non è tutto Torino Cronaca, un giornale che fa del razzismo spiccio, che fa della polemica razziale il pane e pugno per vendere a 50 centesimi le copie nei bar, nei mercati. Non è tutto giornalismo alla Torino Cronaca, che ogni ora in regione o città avrà giornali simili. Non è tutto il giornalismo così. Dovrebbe esserci il giornalismo, quello più professionale, quello con alle spalle dei percorsi di formazione, ripeto, dei codici deontologici da rispettare. La violenza passa dalle parole, parte addirittura dalle parole, diceva Italo Calvino, dove c'è violenza verbale, dove c'è maleducazione, dove c'è violenza di termini, si innesca la spirale di odio e di violenza, che poi diventerà poi fattuale, fisica. E i giornali fanno questo lavoro, i siti web fanno questo lavoro, i social fanno questo, innescano odio, odio, alimentiamo odio, diffondiamo fake news, anticipiamo giudizi, trasformiamo i social nei luoghi del tribunale, nei luoghi della caccia alle streghe, nei luoghi della caccia all'untore. Stiamo facendo questo, la democrazia si sta ammalando. La giustizia non la fanno i cittadini parlando, non la fanno neanche i politici gridando sui cadaveri. La giustizia è fatta dalle leggi, dunque da un Parlamento, dai magistrati, dai giudici, dagli organi costituzionali. È importante salvaguardare lo Stato di diritto, altrimenti arriviamo alla legge della giungla, arriviamo alla legge del più forte. Arriviamo alla legge del taglione, arriviamo alla legge della vendetta e tutti possiamo esserne vittima. Anche coloro che oggi gridano ai lavori forzati e alla pena di morte possono un domani essere vittime di una giustizia ingiusta. E basta, 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 basta seminare odio etnico. La strada della convivenza è l'unica percorribile perché le persone vivono accanto a noi, perché viviamo in mezzo, come un tempo a meridionali, noi di Torino, oggi viviamo in mezzo a rumeni, albanesi, moldavi, macedoni, tunisini, marocchini, nigeriani, senegalesi, cinesi. Questa è la strada, è la strada che ha intrapreso il mondo, che forse ha sempre intrapreso il mondo, all'epoca dell'impero romano, all'epoca dell'Europa, anche dei comuni, delle signorie, si viaggia, ci si sposta. E la via da percorrere è quella della convivenza, nel rispetto delle leggi, nel rispetto dei diritti umani, nel rispetto dell'innocenza sino a prova contraria e soprattutto del linguaggio. Serve un linguaggio corretto, serve un linguaggio giusto. I giornalisti hanno delle responsabilità, i professori hanno delle responsabilità e i politici ne avrebbero ancora di più grandi. Ma i tempi che viviamo sono questi, sono molto duri. Io non rinuncio a rimboccarmi le maniche, nel mio piccolo, attraverso il canale, attraverso il mestiere di insegnante, provo a insegnare ai ragazzi la correttezza, la logica formale, la conoscenza degli eventi storici, degli avvenimenti, conoscere i processi, le cause, dei fenomeni, per provare poi a ragionare. Insegniamo i diritti umani, la Costituzione, insegniamo il rispetto delle leggi da parte di tutti, insegniamo che questo è il patto dentro cui possiamo vivere liberi e felici. Altrimenti c'è soltanto odio, violenza, c'è una spirale cieca che è la legge della vendetta, la legge del taglione. Dobbiamo interrompere questa spirale, ognuno può fare qualcosa, io però chiedo ai giornalisti veramente di interrompere questa modalità barbara di fare informazione.
meridionali, magrebini, tunisini, marocchini, slavi, nigeriani, senegalesi, basta, basta etichette preventive, parliamo di persone che sbagliano, di persone che sono corrette, di persone disoneste, di persone oneste, parliamo di persone, giudichiamo le persone in base a quello che fanno, in base a quello che sono, non in base a delle strutture ideologiche, degli occhiali preventivi che indossiamo. I fomentatori di odio sono dei pifferai magici che seminano l'odio e poi suonano il piffero, ma ci portano a cadere nel mare, ci portano ad annegare, ci portano a vivere una società fatta poi tante isole in guerra le uno contro le altre. E se le isole, le une contro le altre, non capiscono che è costruendo un arcipelago solidale e collaborativo che possiamo vivere insieme. Se non recuperiamo la lezione kantiana della pace, della solidarietà, se non recuperiamo la lezione dei nostri padri costituenti, dei diritti reali, materiali, concreti, di tolleranza e solidarietà, noi trasformiamo l'Italia in una veramente zona franca, in un campo di battaglia in cui trogloditi armati di clave si bastonano dal mattino alla sera. E in questa battaglia tra trogloditi, ricordatevi che a rimettere ci sono sempre poi le persone più povere, sempre le persone più umili, sempre più marginali, sempre quelle con più chiaramente debolezze, perché poi chi ha potere del denaro, della politica, della forza, riesce a trovare un modo per sopravvivere, per scappare. E dunque è proprio a noi più poveri, persone più semplici, più persone comuni, che conviene una democrazia solidale e non una finta democrazia dell'odio, no? Delle nazioni armate, dei boia che uccidono sulle pubbliche piazze e che gridano ordine e disciplina. Buona a tutti, ci vediamo penso domani, dopodomani inizierò con voi una nuova lettura di un libro, comincio con i primi libri di Freud e lo leggerò, lo commenterò insieme, visto le vostre tante richieste. Buonanotte a tutti.